Sono ai Fraschettari qui a Roma e adesso vi faccio una bella recensione di questo luogo. Cucina casereccia, i Fraschettari, entriamo e vediamo. Intanto che aspetto il tavolo, che mi si libera verso le 9, mi hanno offerto un prosecco. Tutto bene. Sì. Il dolce, vediamo se c'è. Dolcini? Allora. Cari amici di YouTube, che ve lo dica a fare, che ve lo dica a fare. Abbiamo fatto il conto tipo 4 ristoranti di Alessandro Borghese e siamo arrivati ad un voto finale. 8. 8. Che bello di caffare. Veramente però non passano macchine. Comunque, sì, tornando al voto io aumenterei anche di mezzo punto, quindi un 8 e mezzo, signori miei, perché comunque c'è il coperto, signori miei, quindi io dove non c'è il coperto do mezzo punto a prescindere. Siccome ho fatto la recensione all'interno, ancora non era uscito, quindi signori miei, 8 e mezzo, e si mangia veramente bene, eh? Si mangia veramente bene, soltanto che non ho potuto provare chiaramente tutto il menù, quindi sicuramente il voto sarebbe salito ulteriormente. Signori miei, se passate da qua, da Roma, i Fraschettari, consigliatissimo da Marco Vesci. Ciao a tutti. Per dire, ma oggi anche a pranzo, leggere un po' qui.